Marco Foroni, Sport Mediaset, alla luce degli ultimi risultati europei. Marco, per Juventus e Roma, una partita, l'ultima, decisiva da dentro fuori, volevo un tuo giudizio su quelli che saranno gli ultimi 90 minuti prima degli ottavi. Sì, sarà una partita decisiva sicuramente, ma il fatto positivo è che una e l'altra possono determinare il loro futuro e il passaggio del turno agli ottavi. Sarà più facile per la Juve perché ha 2 risultati su 3 contro una squadra che è già qualificata, e sarà un po' più complicato contro la Roma che, per evitare brutte sorprese, deve cercare di vincere contro una squadra che pure deve cercare la vittoria per ottenere la qualificazione. Quindi saranno 90 minuti di grande tensione, ma alla fine, insomma, è quello che si voleva, no? Arrivare all'ultima giornata con Juve e Roma, che hanno entrambe la concreta possibilità di arrivare agli ottavi. Poi, se lo meriteranno, bene, bravi, tutti contenti, ma se lo devono conquistare sul campo. Bayern Monaco e Real Madrid, per quello che si è visto ora, mi sembrano le squadre più solide, con più qualità, più organizzate, e io le identifico oggi come le favorite numero uno, alla pari tutte e due, giusto un gradino sotto il Barcellona, che però ha una qualità pazzesca, con i record di Messi, ma non c'è solo Messi perché c'è Suarez, c'è Neymar, ma finora ha dato l'impressione di essere un po' meno solida delle altre due. Io non dimenticherei tra le super favorite anche il Chelsea di Mourinho, che aveva i suoi 90 minuti contro lo Schalke in trasferta a Gelsenkirchen, nei quali dimostrare di meritare la qualificazione. Ha fatto una partita pazzesca, dopo 5 minuti aveva già avuto 3 occasioni da gol, ha vinto facile. È una squadra che l'anno scorso era arrivata in semifinale di Champions, quest'anno ha Courtois, Fabregas e Diego Costa in più. Secondo me anche il Chelsea va in questa ristretta elite con Bayern, Real Madrid e Barcellona. Juventus e Roma protagonista anche in campionato, anche se in realtà per la Juventus adesso arriva un filotto di partite particolarmente difficile, no? Sì, è bello anche vedere come si inseguiranno, no? E anche come forse un po' la Champions League condizionerà adesso, e poi speriamo nella fase di eliminazione diretta, anche gli approccio alle partite di campionato. Secondo me la Juventus in questo mese ha dimostrato di avere qualche cosa di più, no? Sembra più in forma, si vede bene la mano di Allegri, è una squadra che ha più fiducia. La Roma ha accusato, a mio modo di vedere, in modo pesante, più del punteggio, la partita con il Bayern Monaco, che gli ha levato un po' di certezze, secondo me. E da lì, piano piano, stanno cercando di ripartire. Secondo me sono incoraggianti per la Roma, per i suoi tifosi e anche per chi tifa in un duello per il campionato tra le due squadre. E i segnali che abbiamo visto nelle ultime uscite, però, insomma, ci vuole un po' più di tempo.